Le faremo sapere, di Sonia. Questo colloquio, il 12° quest'anno, è molto importante per me. Ho sentito dire, mentre attendevo la reception, che al direttore piacciono i tacchi alti. Io indosso dei mocassini blu, ma ora me ne pento. Se scegliesse tra i curriculum proprio guardando le calzature? Si sieda, prego. Mi siedo. Mi appoggio allo schienale morbido, incrocio le caviglie, sbottono il cappotto ma lascio bene in vista il fioco rosso contro la violenza sulle donne. Valentina, dice a viva voce, ci porti due caffè. Come lo vuole? Macchiato? Amaro? Deca? Mi chiede spostando lo sguardo dallo schermo a me. Non lo voglio, grazie, rispondo senza sorridere, con un lieve movimento di diniego. Pare non averne pure capito. Infatti in pochi minuti arrivano due caffè, di cui uno macchiato per me. Venga, prendiamoci un caffè in poltrona, si fanno più volentieri due chiacchiere comodamente. Mi indica col mento la zona appartata dove immagino sia solito ricevere le persone che contano o che gli interessano. Non prendo mai il caffè, lo prenda lei, io sto comoda qui. Come non avessi neppure parlato, mi chiede quanto zucchero. Alzo gli occhi al cielo, mi alzo pure io, lo raggiungo nella sua zona, mi siedo e afferro la tazzina prima che lui mi versi lo zucchero. Un attimo dopo, la poso sul piattino. E lui non si accorge nemmeno che è ancora piena. Mi irrita questo modo di decidere e non ascoltare.